Ragazzi, ma com'è questo? È bello? Si vede tutta la città? In sostanza, mi sto perdendo molto? Ma niente di che, guarda. Così così? No, no, non si vede niente. Bugiardi. Vabbè, vogliamo iniziare a suonare così non stiamo tutto il giorno qui? Devi studiare anche oggi. Sì. Sono contenta che siate venuti qui. Io in genere ci sto sempre da sola qua sopra. Vieni qui per suonare in pace? Beh sì, più che altro ci vengo perché mio fratello mi massacra. Sai, lui è la fidanzata che pesa 40 kg. Sì, diciamo che ci vengo per suonare in pace. Beata te, io non ho un posto dove suonare da sola. Ma dai, pensavo fosse una casa grandissima. Scusa, Barbara, ma lo sanno tutti che siete ricchi sfondati in famiglia? Sì, Sara, la mia casa è grande, ma c'è sempre mia madre. Quindi se suono bene si affaccia e mi dice brava, se suono male si affaccia e mi porta una tisana. Certo, che palle così. Non è vero che ho problemi di pancia. Mia madre è un amante e secondo me presto lascerà la famiglia e se ne andrà via. Oh, cazzo. Cioè, ve l'ha detto proprio così. Me ne vado e tante care cose. No, l'abbiamo vista per strada e mia sorella Chiara. Con un altro. Cioè, scusa, mi facevano sesso per strada? Eh no, ma dicono che va molto. In inglese si chiama dogging. Sara. No, però si baciavano ed era comunque abbastanza. Mi dispiace. Se puoi aiutarti a farti sentire meglio, io, mia madre non so dove sia. Non la sento da 6 mesi. L'ultima volta era in un centro a Roma. È tossicodipendente, sapete. Sentite, a me oggi non va di suonare veramente. No, nemmeno a me, mi sento strano. Vabbè ragazzi, secondo me non era proprio quello che Marione si aspettava quando ci ha chiesto di esercitarci insieme, no? In effetti. Cioè, non che ci mettessimo a parlare di noi. Posso dire una cosa? Chi se ne frega di quello che vuole Marione? E adesso? Vabbè ragazzi, se non volete fare Brahms, che facciamo?